E ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui sulla carriera My Team Formula 1 2021, Gran Premio del Belgio, Spa-Francorchamps. Pronti a partire, griglia di partenza ragazzi, ci siamo qualificati bene rispetto ai nostri standard, perché di solito partiamo sempre dalla 15ª posizione in su. Invece qui a Spa l'auto si comporta bene, anche perché comunque abbiamo un motore che è tra i top team. Partiamo in 12ª posizione, quindi potremmo avere l'opportunità di andare parecchio avanti, magari arrivare anche in top 10 e fare qualche punticino. Questo purtroppo lo vedremo. Il nostro compagno di squadra ultimo, completamente inutile sostanzialmente. Allora, strategia di gara. 6 con le morbide, 5 con le medie. Potrebbe tecnicamente andar bene, visto che comunque è nuvoloso, quindi la temperatura dell'asfalto non è altissima. Quindi potremmo avere l'opportunità di sfruttare meglio quelle che sono le... Allora, a parte che tu mi selezioni la strategia, questa qui alternativa, già mi fai venire lo schiribizzo. Allora, io metterei sempre questo 11.3 eventualmente, un 25 kg carico del serbatoio. Non so a questo punto se fare un 5-6, ma io guarda, lascerei così, 6-5. Secondo me ci sta, perché appunto non essendo soleggiato per i primi giri, la temperatura dell'asfalto, vedi, 28 gradi, aria 20 gradi, dovrebbe usurare meno le gomme, quindi secondo me potrebbe andare bene così. Quindi, pronti a partire, gara di Spa, Francorchamps, partiamo in 12ª posizione, stiamo attenti alla prima curva e cerchiamo di defilarci, di non creare panico, di partire bene, gara Spa, pronti a partire. Attenzione allo spengimento dei semafori. Occhio allo scatto. Collisione con Perez. Va bene. L'importante è che non abbiamo sfondato niente. Pare di no. Vai, 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 vai così, vai così, vai così. Abbiamo Leclerc dietro. Però abbiamo un po' di margine davanti. Dobbiamo mandare le gomme un po' in temperatura però, perché altrimenti... Perché altrimenti non abbiamo tenuta ed è un problema. Ok, abbiamo Ricciardo dietro. Noi di motore guadagniamo, il problema è che perdiamo un po' in curva, perché ovviamente non abbiamo l'aerodinamica ottima, anzi abbiamo l'aerodinamica più scarsa di tutto il circus. Fortunatamente un po' con delle abilità di guida guadagniamo qualcosina, e anche grazie al motorone, però dobbiamo migliorare l'auto per renderla un pochino più performante anche in curva. Certo, riuscissimo a mantenere il contatto con Norris e sfruttare il DRS, ragazzi, siamo in sesta posizione comunque, Cioè, roba che veramente noi qui dovremmo vederla con il binocolo. Però la velocità di questa pista e il nostro motorone ci permette di fare appunto queste belle figure. Poi se le gomme entrano in temperatura è fatta. Dobbiamo stare attenti a questa curva qui a sinistra, questa,
Perché se si tocca il cordolo si va in testa a coda. Mi è successo nelle prove libere un paio di volte, quindi. Qui loro mi recuperano grazie all'aerodinamica che loro hanno a differenza nostra. Qui anche rischiosissimo. Dobbiamo cercare di stare in zona DRS. Per forza. Se non vogliamo perdere da quelli lì davanti. Ok, Da vai. questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di 1 secondo dall'auto davanti a te. Beh, ci stiamo a meno di 1 secondo. Oh sì, se ci siamo a meno di 1 secondo. Vai che il DRS lo prendiamo. Occhio. Sempre allo rouge. Vai. Vai. A manetta in sesta posizione. La TM squadra corse. Guida Umbriago. Incredibile, pazzesco. Non penso andremo mai sul podio, però, ragazzi, qua ci quasi fanno credere. Ma ragazzi, in realtà a noi ci basta arrivare in top 10, per fare dei punticini. Poi il podio è pressoché impossibile, perché qui loro allungano veramente tanto. Però non dobbiamo perdere il DRS da Norris, perché Ricciardo ce l'ha su di noi. Quindi dobbiamo utilizzarlo più che come fonte di attacco su Norris, come fonte di difesa su Ricciardo. Per questo dobbiamo mantenere il contatto. Mamma mia, che motorone che abbiamo. Guardali come li recuperiamo. Attenzione, un'uscita brutta qui. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Qui in uscita siamo competitivi. Occhio allo rouge, mamma mia come sguscia via! Rischioso! Ma va bene! Attenzione, occhio! Norris su Perez! Vai che ne approfittiamo noi! Ah! Norris sorpassa Sergio Perez! Vai, Perez. Vada, 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 vada. No, guarda Ricciardo. Allora, niente panico, ma sembra che l'auto abbia dei problemi. Stiamo controllando. Che bordì, eeeh! Che cazzo vuol dire che l'auto ha dei problemi? Sembra che si tratti di un glitch del software ERS. Bordì! Che cosa mi stai dicendo? Abbiamo dei problemi? No, eh? Uè, maschio! Io ti metto le mani addosso, eh? Che qui siamo in sesta posizione, se l'auto mi canna, io bestemmio. Non posso disattivare la modalità sorpasso. Vabbè, poco male, abbiamo potenza, non è un problema, però dobbiamo stare attenti in uscita curva perché non possiamo disattivare l'ERS, ragazzi. Vai, vai, allora sfrutta la potenza. Il problema è che così lo finiamo. Ok, no, ok, si è risolto. Prova
Problemi, problemi, signori. Ok, iniziano a fermarsi. Undercut per i piloti davanti. Questo è un problema però, perché adesso abbiamo Ricciardo che sfrutterà il DRS e noi non ce l'abbiamo. Quindi probabilmente ci svernicerà male. Che cazzo è? Dai, ma porco dici, ma mi puoi buttare in gara al pop-up dell'aggiornamento? Mamma mia, poi sullo Rouge. Ma che cazzo mi... Madonna di Dio. Ma sei scemo. Ma almeno mettimi in pausa automatica il gioco. Cazzo. Ma stiamo scherziamo. Ho perso un sacco di tempo, ho perso. Merda. Dai, porca di quella vacca. Poi dici che uno non rosica. Ok, andiamo al pit. Ok, mettiamo le gomme medie e ci apprestiamo a fare questi ultimi giri. Oddio, non mi ricordo mica dietro a chi eravamo, sai. Niente, non mi ricordo. Va bene però. Cazzo, mamma mia, quel pop-up quanto mi ha fatto infartare. Aspetta. Siamo usciti davanti a Ricciardo. Un pit stop velocissimo. Occhio, perché abbiamo le gomme fredde. Vai, che abbiamo il DRS. Vai. Ma, ok, Norris... vabbè, siamo come prima. Abbiamo guadagnato la posizione su Ricciardo. Beh, Norris ovviamente aveva fatto l'undercut con Perez. Attenzione che abbiamo Ghiotto davanti Perez e Norris, che deve ancora fermarsi. Potrebbe farci da tappo. Potrebbe far da tappo a Perez e Norris e avvantaggiarci noi, in realtà. Quindi vai. Occhio qua la tenuta. Se ce li rallenta, ragazzi. Grande Ghiotto. Le gomme non sono più quelle morbide. Dobbiamo ricordarci. Dobbiamo essere un pelo più cauti. Vai, 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 che qui di motore li recuperiamo. Grande Luca Ghiotto. Occhio qua, pericolosissima la faccenda. Abbiamo superato solo Perez. Mamma mia, rischioso. Che rischio. Dove ci siamo andati ad infilare? Occhio. Ragazzi, siamo in quinta posizione. Io non ci voglio credere. Guardalo qua, Norris. Vacci piano, vacci piano. Vacci piano perché già un quinto posto va bene. Non facciamo cazzate. Non osiamo. Noi però ci proviamo fino alla fine. Che è successo? Non lo so, qualcuno dietro che probabilmente è morto. La McLaren in questi curvoni se ne va. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 19,0 secondi. Va bene, dai. Mamma ragazzi, comunque allora sul dritto voliamo. Sul dritto voliamo. Diciamo che la nostra potenza sul dritto ci fa un po' sopperire alla mancanza di aerodinamica e telaio. Oh, Norris fuma! Lo fai sembrare facile, ok?
Ok, il distacco è 6. Attenzione! Norris fonde il motore! Ok, via libera. Porca miseria, l'abbiamo visto fumare davanti a noi. E siamo quarti. Abbiamo davanti in testa c'è Verstappen, poi c'è Bottas, Hamilton e poi noi, ragazzi, poi noi. Il problema è uno, è che finché avevamo Norris davanti potevamo sfruttare il suo DRS per allungare sul dritto, mentre qui adesso purtroppo dobbiamo resistere a Perez e Ricciardo, che sono aggressivissimi qui dietro, e non so se ci riusciremo, perché per quanto possiamo avere un buon motore, ma come loro sfrutteranno il DRS ci sverniceranno, quindi occhio, quindi attenzione, se ci passano li facciamo passare. Attenzione qui alla bus stop, molto pericolosa. Vai. Quindi ripartenza, riusciamo ad allontanarci un minimo, ma diciamo che serve a poco, perché qua ci sverniceranno male adesso. Andiamo di modalità sorpasso, proviamo a sfruttare quanto più possibile. Guarda Perez come va. Voglio mandare Perez davanti, voglio provare una cosa strana. Cercare di rimanere dietro, sfruttare il DRS all'ultimo giro e provare a sorpassarlo, ma è difficile perché si allontana. Che rischio. Vai, 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 vai. Proviamolo a prendere, anche se è difficile. Sei siamo all'ultimo lontani. Giro. Vai, vai, lascia la modalità sorpasso. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Lo so. Noi qua proviamo il tutto per tutto. Vai. 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 Lo sorpassiamo. Il distacco dalla vettura che ti precede è 9,4 secondi. Ho sprecato un po' di ers. Vai, vai, chiudigli la porta. Chiudigli la porta. Non lo facciamo passare. Vai. Sfrutta tutto. Sfrutta tutto. Il motore. Verstappen ha vinto. Noi abbiamo finito anche l'ERS. Però, signori, un quarto posto. Grazie anche a Norris che è morto, ma signori, quarto posto a Spa. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Tutto di motore. Tutta di motore.
Mamma mia, quarto posto. Clamoroso. Mamma, lo sapevo che Spa poteva darci soddisfazioni. Spa, un po' che la conosco, quindi ci so guidare bene. L'auto che ha un buon motore. Ragazzi, un buon assetto fatto. È spettacolare. Spettacolare. Quarto posto, non saliamo sul podio, ma facciamo tanti punti, signori. Guarda là. Guarda là. Mamma mia. Chi è stato il migliore in pista per te? Direi il professore. Ha dimostrato delicatezza nelle altre vetture, maturità e pazienza nelle situazioni difficili. Ora vorrei vedere, guarda qua. Prima posizione ancora 12 punti per noi. Che ne avevamo 6. Quindi andiamo a 18 punti. Ghiotto partiva 22esimo, è arrivato 19esimo. Noi giravamo in, ragazzi, 1.45. 1.45.0. Giravamo più veloci di Perez, di Ricciardo. Giravamo più veloci di tutti quelli che avevamo dietro. Ricciardo girava più o meno come noi. E infatti ci è stato parecchio incollato. Se non fosse stato per Perez e un po' Norris che ci tirava, Ricciardo probabilmente ci sorpassava. Però giravamo velocissimi, 1.45.0. Ragazzi, per chi dicesse che magari la difficoltà non è buona, cioè non è tanta, ragazzi, noi siamo sempre a difficoltà 90, come dall'inizio della carriera. E avete visto che ci siamo in due gare ritirati, abbiamo fatto 3 noni posti e poi non siamo riusciti mai ad arrivare a punti. Qui però invece siamo riusciti ad arrivare ai quarti. Quindi non c'entra un cazzo secondo me la difficoltà, ma è questione che qui la macchina ci trovavamo bene. Anche perché comunque siamo staccati di 16 secondi. Cioè, nel senso, i primi tre fanno una gara a parte, girano molto più veloci. Va bene, signori, proseguiamo. Vai, eccoci l'intervistina. Le tue impressioni? È una bella gara, cazzo. È stata una bella sfida con il tuo rivale, ma poi hai prevalso. Che ne dici? Beh, questa macchina è incredibile. Cioè, su sta pista veramente è pazzesca sta macchina. No? Avete sottovalutato la scuderia. Hai qualcosa da dire su questo team? Beh, dai, facciamo così, diplomatici, dai. Perché altrimenti Formula 1 sembravano autoscontri, no? Erano solo bottarelle amichevoli, dai, ma non ti preoccupare. Lascia fare. Ti ringrazio. Grazie, cara. Arrivederci. Tante care cose. Bene, 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 bene. Anche qui viaggiamo con la rivalità di Fernando Alonso. Allora, ok. Zainetto, rinnova sponsor. Rinnoviamolo, rinnoviamolo. Allora, Gran Prix d'Olanda. Siamo praticamente qui, arrivati al Gran Prix d'Olanda. Allora, vediamo un po' se arriva tutto quello che deve arrivare, manco cresce per il cazzo. La nostra fama, più partner vorranno collaborare con noi. Adesso possiamo avviare le trattative con uno sponsor addizionale dalla sezione società. Ottimo! Vabbè, dobbiamo andare a Zandvoort per il prossimo episodio. Però vediamo un attimo che qua mi sa che qualcosa... infatti, te pare. Ha fallito tutto. E ci arriverà dopo Monza. Che palle. Uno sperava di averli intanto prima e invece neanche per niente. Che due coglioni. Va bene, niente, qui dovremo aspettare per forza telaio. Oh, la struttura in monoscocca è arrivata però. La struttura in monoscocca è arrivata, ladies and gentlemen. Vediamo qua se possiamo fare ammortizzatori antisussulto. Arriveranno ovviamente sempre dopo. Vai, vai. Fai anche questo di motore. Ok, abbiamo sbloccato gli stratori qui. Allora 1100, 1056, abbiamo uno sconto del 4%, ancora un po' poco. Io farei questo qui, la testata sta un po' minchia, ci mette un fottio ad arrivare, ci mette un fottio, però ti dirò che in realtà non è neanche troppo male, perché tanto il motore comunque ce l'abbiamo, anche se ci mette tempo. Mettilo a fare con calma e tranquillità e vedrai che i problemi non ci sono. Qua vogliamo fare qualcos'altro per quanto riguarda la resistenza. Io qualcos'altro farei, qualcosa che costa poco però magari. 1024, 957, 1069, 425, 538. Vai, fammi questo.
Fammi anche questo. Vai, 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 vai. Sì, mettiamo a fare un po' di roba. Va bene, ladies and gentlemen, allora abbiamo 3 milioni e 2, possiamo eventualmente investire qualcos'altro sulle strutture, tipo il tempo di costruzione. Facciamo sempre per quanto riguarda il telaio. Sì, vai, mettimi sempre il tempo di costruzione qui, che magari mi evita dei problemi. 1 milione e 7 ci è rimasto. Andiamo a vedere a società. Posizione in classifica. Allora, vediamo un attimo i risultati stagionali. Abbiamo fatto un 13° posto, ritiro, ritiro, 14° posto, nono, 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 14°, 13°, quarto. Giù di lì, cioè nel senso i risultati più o meno sono sempre standard, arriviamo più o meno sempre lì. A parte quei noni posti che insomma ci ha detto bene e il quarto posto a Spa di oggi che è stato veramente qualcosa di clamoroso, ma come potete vedere per arrivare a vo hai voglia a voi ragazzi. Ne abbiamo ancora tanta di strada da fare, ovviamente. La difficoltà 90 posso capire che sicuramente non sarà il top. Magari dalla prossima stagione proveremo a fare, magari a mettere un po' più alta di 90, magari 95. Ma per il momento io penso che ci siamo. Dobbiamo considerare anche un minimo di abilità di guida che ho. Nel senso, cazzo, non sono proprio un novellino, quindi non sono un fenomeno. Ma insomma, più o meno me la cavicchio, specialmente poi in piste che magari conosciamo. Allora, società, dovevamo andare a società perché abbiamo un altro sponsor da poter mettere. Allora. Per entrate settimanali? O per il bonus obiettivo? Ma che cazzo ne so. Ragazzi, allora io come sponsor punterei a mettermi Polor. Comunque mi dà completa 10 giri durante un weekend di gara, lo facciamo easy perché sostanzialmente lo facciamo facile, già solo nella gara senza prove libere e quant'altro. In modo che abbiamo un 136 a settimana e un 105.000 comunque secco. Quindi almeno sono entrate sicure. Dobbiamo pensare comunque a delle entrate sicure. Io firmerei quindi con Polor e lo vado a mettere sulla macchina. Signori, sponsor sono stati applicati sull'auto. Io vi saluto qui. Vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi se non l'avete ancora fatto mentre guardiamo la classifica, che siamo comunque a 4 punti da Tsunoda in undicesima posizione. Abbiamo staccato anche Fernando Alonso. Signori, io quindi vi saluto, vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo ad un prossimo video, sempre qui sul mio canale, pronti per andarci a fare poi la gara in Olanda a Zandvoort. Ciao a tutti ragazzi.